relativamente alla pessima notizia che abbiamo pubblicato nei giorni scorsi della mega rissa, che ha avuto tutta una serie diciamo di grande attenzione da parte del pubblico, dei giovani e anche dagli amici e ai parenti dei ragazzi che hanno fatto il pretesamento. E il papà di uno di questi, Elvis Malangò, a mio avviso anche coraggiosamente, vuole essere intervistato, vuole dire la sua su questa vicenda, che ha avuto degli aspetti anche diciamo ancora non chiariti perfettamente. Sì, io sono il papà di Malangò Marco, ecco, e la dinamica è stata questa, che i tre ragazzi che sono fotografati qua dal signor Comparato, che io conosco benissimo, che è un grande amico mio, è stato uno sbaglio, erano nel posto sbagliato, al momento sbagliato, perché la prima volta che c'è stata la rissa, da quello che ho saputo e mi ha detto anche mio figlio, la rissa era finita. Dopo loro sono andati, erano fuori per andare a bere un caffè, come che mi ha detto mio figlio. Uno dei tre che hanno fatto sto casino, ha capito che dopo quella dinamica che c'è stata, hanno accoltellato anche mio nipote, che ha 39 punti in tela faccia e in altri 40 mi sembra dietro la nuca. Ecco, ma mio nipote è intervenuto perché ha visto mio figlio, senza avere colpa, perché si sono sbagliati di persona, ha capito che questi qua lo stavano pestando, trentenni. Scusa Elvis, allora per capirci, c'è stata sta baruffa iniziale che sembrava finita. A un certo punto tuo figlio e gli altri sono arrivati e praticamente altri li hanno scambiati per quelli della baruffa prima, e quindi li hanno aggrediti praticamente. Allora, la versione che sto dicendo adesso è che non è che me l'abbia detto mio figlio direttamente, me l'ha detto della gente che era fuori. In poche parole, mio figlio dava le spalle, ok? Uno ha segnalato per sbaglio, che sa, quando si è ubriachi, non so, vedono i fantasmi, tra parentesi, e si sono scagliati contro mio figlio, l'hanno buttato per terra e l'hanno preso a botte. L'amico, il Silvano, penso, quando ha visto tutta scena, poverino, è andato in soccorso a mio figlio, perché non sapevano di niente, e levando via, come si dice uno, si è preso una coltellata che gli hanno quasi ammassato. Quindi secondo me questa è un'ingiustizia. Ha capito? Perché tre persone, ragazzini, essere presi a volte da tre persone per sbaglio non è una cosa, secondo me, buona. Perché come che mio figlio può essere il tuo, può essere il tuo, può essere il tuo. Quindi qua dobbiamo aprire gli occhi, ragazzi, e fermare certe persone. Elvis, guarda, noi abbiamo messo la notizia come ci è arrivata. Il fatto oggettivo però non te l'avere, io non è che teniamo dalla parte di uno o dall'altra, però da un punto di vista oggettivo di informazione, questi tre ragazzi, compreso tuo figlio, hanno fatto il patteggiamento, mentre gli altri due invece preferiscono andare al processo e si professano innocenti. So che hanno fatto il patteggiamento, però c'è una cosa da dire: io sono senza lavoro, sono di avvocato, non ce l'ho da pagarli, quindi loro, anche mio figlio ha scelto questo. Però quello che voglio dire io, la coltellata non se la sono dati loro, è trauma cranico, non se l'ho fatto mio figlio, a mio nipote 39 punti non è un sadico che si taglia da solo. Chi è stato? Ok?